Whirlpool invece i lavoratori sono nuovamente tornati in strada e c'è stata anche questa conferma, diciamo, del loro licenziamento. Le chiedo, diciamo, al di là, diciamo, della vicenda, poi che cosa si sente di dire a questi lavoratori che sono mesi che lottano e fanno testa in muro? Vede, anche qua un po' come il DDL Zan, in questo caso per il governo vale, pur abbiamo parlato del Parlamento, manca l'autorevolezza, manca la forza e manca la volontà. Abbiamo visto anche ministri costruirsi campagne elettorali, penso a Di Maio, ma non solo, sulla pelle dei lavoratori. Questo governo, che ha numeri molto grandi in Parlamento, la smettesse di fare solamente tavoli su tavoli, ascolto su ascolto. Prenda una decisione netta e chiara, in piena pandemia sociale e del lavoro, nel riconoscere il consideramento del diritto al lavoro alle donne e gli uomini della Whirlpool. Questo è il messaggio più chiaro che puoi dare all'industria italiana, al Mezzogiorno, alla terza città di Napoli e alla vita e alla dignità di tante famiglie.